E come voi c'è una confusione totale, no? Cioè, più cerco di impegnarmi e più è. Però voglio dire che pure noi, in piccolo, abbiamo lavorato, credo onestamente, per tirare fuori il meglio da poter apportare alla ricostruzione del paese. E il sindaco conosce un po' tutto quanto l'iter. In questo momento, per non scendere nelle polemiche, non sanno di nulla, noi abbiamo, per il lavoro che abbiamo condotto finora, delle esigenze, dei chiarimenti, proprio per cercare di estrapolare delle chiacchiere dalle cose concrete. In primis volevamo sapere se il piano di ricostruzione di Tempera dobbiamo affrettarci a presentarlo o meno, in virtù della notizia pervenutaci di un incontro in cui il dottor Letta si impegnava a finanziare a breve, tipo il 20-25 di giugno, eventuali piani di ricostruzione pronti. Se questa notizia è vera e se è vero che il nostro sindaco Cialente in quell'occasione ha asserito di averne tre a disposizione, di cui una era quella di Tempera, è importante, visto i tempi, definire il da farsi. Diversamente, se ciò non è vero, useremo il nostro tempo per fare dei passaggi interni di presentazione del progetto medesimo. Altra richiesta è in riferimento al materiale mandato da Iovenippi, che è il nostro coordinatore, diciamo, un po' dal lato tecnico, un po' amministrativo. Dunque, richiesta mandata al signor Di Stefano, dottor Cialente, ingegner Fabrizi, non so le cariche, per la costituzione dei consorzi. Volevamo sapere, visto che noi la prossima settimana volevamo presentare il tutto, proprio per non correre poi in cose, se questo materiale è sufficiente o deve essere.